qualche sirena c'è stata, però insomma, i sindaci tornano sempre fuori nel momento in cui c'è bisogno di portare il consenso, ma del resto se ci pensiamo la politica a livello più alto, quanto distante poi è anche dai cittadini. Mattia Perincin, sindaco 36enne di Farra di Soligo, le chiama sirene, confermando di fatto di essere stato contattato per la formazione delle liste. Non dice da chi, anche se il suo ambito è quello del centrodestra. Perincin, come tanti amministratori, non ha tessere di partito, ma un'area di riferimento. Chi un partito ce l'ha è Deborah Varaschin, assessora a Montebelluna e papabile per Forza Italia. Lei minimizza, ma anche in questo caso è una conferma. I nomi si fanno, ma insomma, bisogna anche essere realisti. Credo che i rappresentanti delle amministrazioni siano quelli che, lavorando nel territorio, più conoscono le dinamiche dello stesso territorio e le problematiche, e che probabilmente possono dare di più, contribuire di più allo stesso territorio una volta eletti a Roma. E dalla giunta di Montebelluna potrebbe arrivare anche un altro nome di peso, quello di Claudio Borgia, ben quotato in Fratelli d'Italia. Sul fronte Dem, il nome che circola con insistenza è quello di Laura Puppato, che di Montebelluna è stata sindaco per 2 mandati. Di certo tutti i partiti in questa fase stanno guardando ai territori. I tempi sono stretti, ma siamo già al lavoro, sia per far partire la nostra macchina organizzativa e dei volontari che lavoreranno durante questa campagna elettorale anche nel mese di agosto e settembre, sia per scegliere, come lei ha ricordato, le candidature. Però, insomma, la cosa principale in questo momento è parlare dei nostri programmi. E sui territori si stanno mobilitando anche le forze del patto repubblicano Azione e Più Europa. L'obiettivo è coinvolgere la società civile a supporto della cosiddetta agenda Draghi. A Verona abbiamo visto come i sindaci civici e le liste civiche siano state grandi serbatoi di voti, però è anche importante che la politica alzi la testa, e noi un po' l'abbiamo messa anche alta l'asta, nel senso che insieme ad Azione e Calenda abbiamo proposto non solo l'agenda Draghi, ma noi riproponiamo il nome di Mario Draghi come futuro premier.